Bambini, vi do i compiti per la prossima settimana. Ascoltate bene. Sì, maestro. Ragazzi, ora vi darò i compiti per settimana prossima. Ascoltatemi bene. Mannati, Margiolo, che cosa state facendo? Un TikTok. E lo fate senza di me? Minchia, meglio della Maino. Ci giocavamo nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Bambini, ci troviamo in questo appuntamento settimanale per fare un punto della situazione. Jacopino, ma cos'hai lì? Un foglio per dirti che ti voglio tanto bene, maestro. Grazie, Jacopino, sei dolcissimo. In economia, la politica di bilancio è un'azione di politica economica messa in atto a livello statale dal... Marangiolo, ma che cos'ha lì dietro? Ma no, niente, è un quadro moderno. Sì, ma c'è scritto scemo chi legge. Appunto. Ma appunto cosa? Così sono costretto a leggerlo e di conseguenza lei sta dando dello scemo a me. Professore, non mi permetterei mai. È l'arte contemporanea a farlo. Maestra, io non ho fatto i compiti perché sono stressato. Oh piccolo Jacopino, non preoccuparti. Capiamo lo stress che stai vivendo, per questo non voglio aggiungere carico in più. Solo se hai voglia, per settimana prossima, leggiti qualche paginetta di Topolino. No, non ci sbatti. Ok, fa lo stesso. Prof, io non ho fatto gli esercizi perché sono stressato. Ma quale stress? Mangi schifezze tutto il giorno, fai la muffa sul divano con Netflix e non studi mezzo libro da 5 anni. Prof, guardi che impegnativo non fare un cazzo, eh. Ci vuole impegno. Maestro, posso aspettarmi 6 mesi per andare al mare con la mia famiglia a farmi gli stracazzacci miei? Certo, Marangiolino, e buona vacanza a te e a tutti i tuoi parenti. Prof, posso... Come osi chiedermi una cosa simile? Feccia umana! E non mi ha fatto male neanche la domanda, però! E dai! Daniel! Hai sentito cosa ha detto il prof? Devi fare i compiti! Sì, Satana, ora mi metto! Sì, certo, come no! Non mi fido di te, deficiente! Adesso vengo lì e ti guardo finché non finisci! Ma che palle! Domani il prof interroga, non ho studiato niente. Ma sì, ma tanto attacco i bigliettini sul muro. Vai, si torna su Pornhub. Ah, orgi. Dunque, bambini, l'addizione è una delle 4 operazioni fondamentali dell'aritmetica. Dunque, ragazzi, le equazioni esponenziali sono quelle in cui l'incognita compare all'esponente. Oltre a conoscere la definizione, è importante saper risolvere un'equazione. Marangiolo, cosa ride? No, niente, proprio che sembra un bignottone. Come, prego? Sì, no, niente, proprio, scusi che... Come si permette? Gli ho messo un po' di filtri da donna. Guardi che io, se voglio, posso essere una splendida donna anche senza... In che senso? È una mia passione segreta, Marangiolo. Le piace? Beh, da ubriaco potrei anche pensarci. Oggi interroghiamo... C'è qualche volontario? Io! Io, maestra! Su tutto! Ho studiato tantissimo! Interrogami! Ma siete in tantissimi! Bravi!
Bene ragazzi, oggi interroghiamo. C'è qualche volontario? Marangiolo! 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 Donna! Mi hanno pagata! Ma come ti hanno pagata? Tu dovresti essere dalla mia parte! Marangiolo, mi parli dell'operazione Fork. L'operazione Fork fu una manovra militare britannica condotta per... Lento, provvisto, dispersivo! Ma è sempre il modo di rispondere! Ma se non ho ancora risposto! Lei è approssimativo, ignorante, banale e inconcludente! Si vergogni! Quale pianta appartiene alla famiglia delle Chenopodiacee? La barbabietola da zucchero! Bravo! E quale attività comprende il settore terziario? La barbabietola da zucchero! Ottimo! E quali affluenti bagna il fiume Po? La barbabietola da zucchero! Ma sei un genio! E ora l'ultima domanda un po' trabocchetto. Quali stati comprende l'Unione Europea? La barbabietola da zucchero! Bravissimo, Jacopino! Ma come fai? La barbabietola da zucchero! Capisco. Einstein! E ora passiamo ai compiti. Bambini, quante volte avete fatto la cacca in questi giorni? 4! 5! Ecco, per la prossima volta me la fate 6 volte, va bene? Sì! Vado a sfondarmi di McDonald's! E ora passiamo ai compiti. Dunque, per domani... Mi risolvete la fame del mondo, l'inquinamento globale e mi trovate una soluzione finanziaria per sistemare la crisi economica mondiale! Prof, ma cosa sta dicendo? Ma non stai esagerando, ci dia dei compiti più semplici. Va bene, forse avete ragione. Ah, meno male. Sarò buono. Trovatemi il vaccino per il Covid-19. Ma come il vaccino per il Covid? E che funzioni? Oh, giuro che li massacro! Questo qua non sta bene. Dategli dei capelli, presto! Maestro, posso andare in bagno? No, Robertina, no. Devi stare attenta a quello che dico e devi essere obbediente. Ok, maestro. Prof, posso andare in bagno? Certo, ragazza. Posso venire con lei? Ok, forse no. Aiuto! Sono innocente! Bambini, se mi fate arrabbiare un'altra volta, vengo a casa vostra e vi prendo a sculacciate! Ci stiamo cacando sotto! Ragazzi, se mi fate arrabbiare un'altra volta... Che cosa fa? Ci sculaccia? Dai, fai il bravo che devo andare a beccarmi con la mia congiunta! Ciao, pelato! Ma no, ragazzi, aspettate, io... Si ingazzi con la webcam! Vai a dare al professore! Ma perché nessuno mi dà mai rap? Amore? Stai zitto! Che tristezza. Mamma! E non ho fatto tutti i compiti e il maestro mi ha messo la nota. Tranquillo, adesso la mamma ti fa un panino con la Nutella. Mamma, non ho fatto tutti i compiti e il prof se l'è presa con... Mamma, che un'altra famiglia! Non ti sembra di esagerare? Non è giusto parlare di voto per categorizzare i ragazzi. Noi vogliamo che i bambini siano in grado di autovalutarsi, di modo da crescere, maturare ed essere pronti per il mondo degli adulti. E allora mi metto 10, sti cazzi. Salve, prof. 2. Ma non ho ancora parlato. Abbiamo finito. Ho appena attivato la videochiamata! Questo è quello che vale, mannati. Lei invece vale 1. 1? Un cosa? Un vaffanculo! Raga! Arriviamo a 200.000 like se volete un altro episodio il prossimo martedì! Così asfaltiamo quello scemo pelato vostro lindo! Iha! Iscrivetevi!
mamma sa che... andare via da qui.